potete dire che le colpe sono solo ed esclusivamente di Lino Luperti, perché quando eravate in quell'amministrazione eravate tutti conniventi e tutti sapevate che cosa stava succedendo, altro che! Lino Luperti è servito per portare i voti ad Emiliano, alla regione, è servito per portare i voti a Gonzales, adesso non è più buono. Ma non perché io sto dicendo che Lino Luperti non è colpevole, quello lo stabilirà la magistratura. Però nessuno è scevro da colpe e questo dovranno ammetterlo. Questi signori non si sono neanche degnati di andare in piazza, io l'avrei fatto come prima cosa, e fare un bagno di umiltà, chiedere perdono alla cittadinanza per tutto quello che hanno fatto. Richiama le proprie responsabilità l'intera amministrazione Gonzales, la candidata sindaco del Fronte Civico Simona Pino D'Astore, che prosegue con i suoi comizi in piazza, sciogliendo l'area verde di Via Sele nel rione Perrino di Brindisi, contornata come sempre dai suoi collaboratori, sostenitori e candidati consiglieri, scelti tra quelle persone consapevoli, quei cittadini che affrontano tutti i giorni le difficoltà di mantenere una famiglia. Vivo a San Paolo, quindi un vostro quartiere vicino. Sin da quando ero piccola, questi quartieri sono sempre stati considerati quartieri di classe bassa, quartieri abbandonati a se stessi. Eppure, vi assicuro, sono abitati da famiglie rispettose, oneste, con un grande senso civico. Forse proprio qui in questi quartieri impari la vita. Guardate, qui io trovo, come anche nel mio quartiere, famiglie numerose. Io provengo da una famiglia numerosa. Famiglie che a stento riescono ad andare avanti, ma lo fanno con dignità, lo fanno anche non avendo nessuna entrata, come la mia famiglia. Noi ci adattiamo a tutto, a tutti i mestieri, per portare il pane a casa e per far stare bene i nostri figli. Ci parlano il comune in deficit, ci parlano di soldi e così, e ci manca questo, il finanziamento. A quante famiglie di voi interessa questo, come anche alla mia? Perché guardate, io provengo da una famiglia dove ai miei figli viene chiesto dai professori che lavoro fanno tua madre e tuo padre. E i compagni si mettono a ridere, perché mio figlio e mia figlia dicono mio padre fa l'imbianchino, mio padre fa il buttafuori, mio padre fa il giardiniere, mio padre va in campagna, mia madre fa la vigilessa. Mia madre fa la buttafuori, mia madre va a fare le pulizie civili allo zuccherificio e non so più che dirvi, ce ne sono tantissimi altri lavori. Allora mi viene da ridere, tutto questo sapete perché lo facciamo? Per arrivare a un solo stipendio, uno solo, un misero stipendio per portare avanti dignitosamente la nostra famiglia e a non far mancare niente ai miei figli come voi ai vostri figli. Angelo Lanzillotti, commissario provinciale del Fronte Civico Città Libere, interviene poi sulle capacità di cambiare la città degli altri candidati sindaco. Tutti si stanno proponendo come uomini del cambiamento. Io credo che l'unico candidato che abbia lanciato un messaggio credibile in tal senso sia stato il nostro candidato, sia stata Simona Pino D'Astore, perché con coraggio, con forza, con determinazione, con competenza, con grande preparazione ha affrontato in questa campagna elettorale tutti i temi che da decenni attanagliano la nostra città, dando delle soluzioni concrete, dando delle soluzioni studiate, dando delle soluzioni fattibili. Gli altri candidati, ahimè, di chi volevo parlare? Alparone e Rossi, sicuramente due candidati abbastanza credibili, però, dico io, troppo limitati, troppo avvinghiati ad un modo di vedere la gestione della cosa pubblica, ad un modo di vedere lo sviluppo della società in maniera unilaterale. Rossi dice noi siamo contro il carbone, va bene, e tutto il resto? È vero, il carbone, lo abbiamo detto noi, lo ha detto per prima Simona, ha procurato tanti danni a questa città, tante malattie, ha affossato il futuro di questa città, però non possiamo dire cancelliamo il carbone, cancelliamo
cancelliamo l'industria, cancelliamo lo sviluppo tecnologico e sposiamo soltanto determinate cose. Oggi il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio tra l'ambiente e lo sviluppo tecnologico. E le strade ci sono, e queste strade sono state indicate da Simona. Non possiamo dire chiudiamo la centrale Enel, dedichiamoci soltanto al fotovoltaico, faccio un esempio, ma bisogna coniugare entrambe le esigenze, bisogna coniugare queste esigenze che al tempo stesso portano sviluppo, benessere e posti di lavoro. Poi, archiviato il discorso sul candidato del centrodestra Nicola Massari, definito ancora una volta un gran simpaticone privo di contenuti, rivolge l'attenzione poi ad Angela Carluccio, la candidatura della quale Lanzillotti la definisce come collante per la ricostituzione della vecchia amministrazione Gonzales, con il candidato del centrosinistra Marino, sul quale Lanzillotti aggiunge: lungo il corso, buttando il piedino prima a destra e poi a sinistra per far vedere lo scarpino bianco, magari firmato, per dire guardate questo sono io, sembrava un modello su una passerella di moda. Non abbiamo bisogno di questi uomini per governare la nostra città, io l'ho detto in un altro comizio, un'altra sera, ma voi pensate veramente che è un personaggio che altri non è che la controfigura di Emiliano e di qualche altro personaggio del PD, la cui preoccupazione principale è vedere le previsioni del tempo, se la domenica ci sarà vento e potrà uscire con la barca a vela, oppure se le corde della racchetta sono ben tirate per la partita a tennis del pomeriggio, o se le scarpette bianche sono perfettamente linde, lucide e brillanti per poter fare la sua sfilata lungo il corso, possa avere a cuore i problemi della gente che muore di fame, che non sa che cosa mettere a tavola la sera, che non sa se il giorno dopo riuscirà a trovare una mezza giornata per comprare un po' di latte, per comprare un po' di pane ai propri figli? Ma quando mai questi personaggi non sanno, come ha detto più volte Simona, manco quanto costa un chilo di pane o un litro di latte? Questo problema non lo hanno mai avuto. Prende la parola Simona Binodastore, che saluta un quartiere che porta nel cuore e del quale ha diversi ricordi. Perrino, questo quartiere ha un grande cuore. Questo quartiere io lo ricordo sin da quando ero piccola, perché mio padre, un commerciante, un piccolo commerciante che poi veniva qui a scaricare della merce, io con lui, da Perchinenna, quello che fa i panini più buoni di Brindisi, o da Maria, che aveva una piccola merceria qua dietro, ogni tanto portava un po' di spesa ai Morleo, una delle famiglie più importanti di questo quartiere. Io ringrazio la signora che mi ha mandato i fiori, non so se quella signora lì, ecco, nonna Lucia mi ha mandato i fiori, grazie. Io vi ricordo tutti, ero piccolina, sono le cose che rimangono più impresse. Venivo qua con mio padre, scaricavamo le balle di carta igienica, non mi vergognavo perché per me era un onore lavorare con mio padre. L'ho sempre fatto, fino a grande, andavamo anche alle scuole, io non mi vergognavo, alla Marina Militare. Mio padre è morto 3 anni fa e mi ha lasciato un'eredità grandissima. 3 cose che mi sono rimaste dentro e che porterò per sempre con me, anche e soprattutto quando diventerò sindaco di questa città. Innanzitutto l'umiltà. Io ho avuto sempre l'umiltà, anche quando mi sono fatta da sola e sono diventata un'imprenditrice. L'umiltà di stare con i più deboli, l'umiltà di stare con chi aveva più problemi di me in quel momento, l'umiltà di stare con tutti, perché mio padre mi ha insegnato che siamo tutti figli dello stesso Dio, l'onestà di dire sempre e comunque la verità, di dirla ad ogni costo, ed è quello che io sto facendo in ogni mio comizio, rischiando querele ogni piesso spinto.
e lo sto facendo per voi, lo sto facendo per Brindisi, perché credo ancora che in questa città ci sia la possibilità di ricominciare, di cambiare, di diventare migliori, perché credo in voi. L'amore, l'amore per il mio prossimo, e il mio prossimo siete soprattutto voi, voi che siete qui davanti, voi che mi state ascoltando dalle finestre, voi che siete nascosti perché purtroppo avete magari venduto il vostro voto a qualcuno, non vendete il vostro voto. Io sono con voi, con amore, e vorrei abbracciarvi tutti e dirvi che andrà tutto bene, così come quando succede, quando qualcuno sta male. Io vorrei abbracciarvi tutti e dirvi che andrà tutto bene e che il 5 giugno finalmente risorgeremo, lo faremo tutti insieme, insieme saliremo su quel comune e saremo insieme anche per i prossimi 10 anni della mia amministrazione. La candidata sindaco delle tre liste è un'amica in comune, Brindisi Piazza Pulita e Brindisi in Azione, invitata alla Caritas a presiedere un appuntamento con gli altri candidati sindaco qualche giorno fa per incontrare i poveri della mensa organizzata dai volontari, mostra il suo sdegno nei confronti dei comportamenti degli avversari in quella occasione. Una manifestazione alla Caritas, dove hanno invitato tutti i candidati sindaco, qui Don Piero, il parroco di questa chiesa. E io ho accettato di buon grado perché mi sembrava una cosa bella, avendo io comunque partecipato molto spesso alla Caritas per servire, ma nel silenzio. A un certo punto sono arrivata lì vicino e mi sono resa conto che c'erano telecamere, giornalisti, Nando Marino che rilasciava interviste con sto sorriso e dopo infatti è apparso anche sul giornale. Beh, signori, io non me la sono sentita di entrare, perché esattamente il giorno prima era venuta da me una persona di 56 anni e mi aveva detto: scusa, io ho bisogno di lavorare, vorrei se possibile fare anche una giornata come rappresentante di lista, sai, però siccome tu conosci mia figlia, io non sono potuto andare alla Caritas perché ho visto le telecamere ieri e quindi non sapevo come fare ad entrare, perché io entro dalla parte di dietro per prendere il cibo, però ti prego non lo dire a mia figlia. Beh, signori, questa è veramente una schifezza. I politici di Brindisi fanno le passerelle sulle spalle degli ultimi. Sulla stessa linea conferma come i cittadini di Brindisi abbiano bisogno tutti, indistintamente, di vivere dignitosamente. Quindi i beni primari sono quelli più importanti e poi si potrà pensare al contorno. Bisogna partire dai bisogni primari della gente. I brindisini hanno bisogno di tutto. Hanno bisogno soprattutto di un tetto sulla testa, che non è stato mai garantito, e di mangiare. Ci sono madri che non possono dare un euro ai propri figli per comprarsi la colazione. Ci sono fidanzate e fidanzati che si vergognano di portare nelle loro case i loro compagni per non fare brutta figura. Queste per voi non sono cose importanti? Beh, per me sì. Perché io lo so che quando mia madre non poteva comprarmi il cappottino e io dovevo andare a qualche festicciola di qualche amichetto, io mi vergognavo e mia madre lavorava la notte, mi cuciva i vestiti per non farmi fare brutta figura. E allora io vi chiedo, signori, un atto di coraggio per il vero cambiamento, per un sindaco che finalmente amerete e non bestemmierete dopo che l'avrete votato. Il 5 giugno prendete il vostro cuore e gettatelo oltre la siepe e poi andatelo a riprendere votando le mie liste e Simona Pino Pastore sindaco. Grazie.